Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video in cui vi farò vedere come installare una recovery modificata sul vostro HTC One M8. Non perdiamo tempo e iniziamo subito! Bene, inizio col dire che il processo di installazione di una recovery modificata è veramente molto semplice e porterà al vostro dispositivo molti molti vantaggi. La prima premessa che voglio fare però è che andremo ad installare ovviamente una recovery di terze parti, in questo caso TWRP Recovery, che è molto meglio secondo me della recovery ufficiale, ma quello che mi urge dire è che installando una recovery modificata, quindi togliendo la recovery di default, quella originale, il vostro dispositivo non sarà più in grado di ricevere aggiornamenti in modo autonomo. Quindi gli aggiornamenti OTA, in poche parole quelli che fate direttamente dal dispositivo, non potrete più farli con una recovery modificata. L'unico modo per farli è rimuovere la recovery modificata e rimettere quella originale, una cosa che potrei spiegare in un video futuro, quindi comunque non vi preoccupate, non è che perdete per sempre la possibilità di aggiornare il dispositivo via OTA, semplicemente non lo potrete fare fino a quando vi terrete una recovery modificata. Detto questo, ho parlato anche troppo, iniziamo subito con la spiegazione, ma ovviamente prima vi devo dire che se volete installare una recovery modificata, prima di fare ciò dovrete sbloccare il bootloader del vostro HTC One M8, altrimenti non potrete farlo. Quindi, se non l'avete ancora fatto, vi invito a guardare il mio tutorial su come sbloccare il bootloader di HTC One M8, non solo perché appunto se non farete quello non potrete installare la custom recovery, di conseguenza non potrete seguire questo video, ma anche perché in quel video spiego molto bene come installare i platform tools su Windows, che è proprio la suite di programmi che utilizzeremo anche in questo video per installare la custom recovery. Detto questo, quindi, se non l'avete ancora fatto, andatevi a guardare quel video, sbloccate il vostro bootloader e poi tornate a seguire questo video per installare anche una recovery customizzata. Vediamo subito come fare. La prima cosa da fare ovviamente sarà prendere il nostro dispositivo e assicurarci di due cose. La prima è che andando su impostazioni, successivamente andando verso il basso, come prima cosa che ci siano le opzioni di sviluppo, appunto ho spiegato come sbloccarle nel tutorial di sblocco di bootloader. All'interno di queste impostazioni la voce debug USB dovrà essere attiva, quindi se non è attiva attivatela. Fatto questo, un ultimo consiglio che vi voglio dare: sempre nelle impostazioni andate in alimentazione e assicuratevi che in basso la voce fast boot sia disattivata. Una volta configurate queste due opzioni, collegate il vostro HTC One M8 al vostro PC Windows mediante il cavo USB micro USB e dal vostro computer aprite il browser. Lo aprite su questa pagina, che come vedete è la pagina ufficiale che vi permette di scaricare TWRP Recovery per il vostro dispositivo. Dunque andate verso il basso fino a trovare HTC One M8. Ovviamente dovete scaricare la versione GSM, in quanto le versioni in basso sono per i dispositivi locked con gli operatori americani, Sprint, Verizon, eccetera eccetera. Voi, se avete un dispositivo unlocked, dovete scegliere questa qua, GSM. Ci cliccate, andrete a finire in questa pagina di download e per scaricarlo, qua dove c'è scritto download ATB terminal method, un pochino più in basso dovete cliccare su download the latest IMG file from here. Cliccate su questa scritta blu, vedete che andrete a questa pagina e quello che dovrete fare sarà cliccare sulla voce più in basso, che sarà la versione più aggiornata. Ci cliccate e dopo 10 secondi inizierà in automatico il download della recovery customizzata. Ad ogni modo, una volta finito il download di questa recovery, come vedete io l'ho messa sul desktop per comodità, quello che ci serviranno saranno appunto i platform tools. Ovviamente ci servirà anche HTC Sync Manager per i driver, questo l'ho spiegato nel tutorial sempre del bootloader. Dunque apriamo la cartella dei platform tools e tenendo premuto il tasto Shift della tastiera facciamo clic con il tasto destro su un qualsiasi punto bianco della cartella e clicchiamo su questa nuova voce che prima non c'era, chiamata apri finestra di controllo qui. In questo modo apriremo una nuova finestra del prompt dei comandi direttamente nella cartella dei platform tools. Con il nostro dispositivo collegato tramite USB ovviamente scriviamo questo comando ADB spazio devices, successivamente premiamo invio e notiamo che
che compaiono queste scritte di debug, ma la cosa importante è che qua nell'ultima riga ci sia questo codice random che varia a seconda del vostro dispositivo e che a destra ci sia scritto device. Questo vorrà dire che il vostro dispositivo collegato sarà stato riconosciuto e che quindi avrete i driver configurati al meglio e soprattutto che ADB è in grado di riconoscerlo e di interfacciarsi con lui. Quindi se tutto va bene continuate, scrivete ADB spazio reboot spazio bootloader. Fatto questo premete invio e notate che appena io do il comando il mio HTC One M8 si riavvia in modalità HBoot. Fatto questo cosa dovremmo fare? Scriviamo un altro comando, questa volta dovremmo scrivere fastboot spazio flash spazio recovery spazio e dopo lo spazio trasciniamo ancora il file di prima che abbiamo scaricato, l'img. Una volta trascinato premiamo invio e noterete che questa volta invece la recovery sarà stata installata in locale sul nostro telefono. Per accorgercene basterà assicurarsi che la voce HBoot sia selezionata in blu, dopodiché premere il tasto power per entrare in HBoot e poi andare in basso con la pulsantiera del volume con il tasto volume giù fino a selezionare in blu recovery e premere il tasto power. Vedete che adesso è cambiato qualcosa, c'è questa scritta rossa che ci avverte che la build è stata modificata e infatti ecco che al posto della recovery stock è stata scritta la TWRP recovery. Ovviamente per uscire basterà premere su reboot e poi selezionare system. In questo caso se ci chiede di installare SuperSU e di fare il root premiamo su do not install. Fatto questo come vedete il nostro dispositivo verrà riavviato nel normale sistema operativo. Perfetto, eccolo qua avviato e funzionante con una recovery modificata. Quindi ragazzi in questo video vi ho spiegato come installare con successo una custom recovery sul vostro HTC One M8. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su. Se volete inoltre potete supportarmi condividendo questo video dappertutto su internet per permettere a sempre più persone di scoprire quello che faccio. Seguitemi su Twitter, Facebook e Instagram, tutti i link ve li lascio giù in descrizione e se proprio avete tempo passate anche dal mio secondo canale in cui caricherò video e vlog occasionali. Ma soprattutto la cosa più importante ragazzi, iscrivetevi a questo canale. Un grande saluto, ciao a tutti!